Nvidia non molto tempo fa ha presentato la sua scheda più potente, la Titan V, un vero mostro che offre delle elevatissime prestazioni e anche un prezzo, come dire, un po' fuori radar, perché stiamo parlando di oltre 3.000 euro. Penso che sia arrivato il momento di fare un punto della situazione, di spiegare bene questa scheda grafica, come si comporta, ma soprattutto per chi è pensata, e di fare ordine nell'universo Nvidia, perché ci sono dei cambiamenti in atto. Titan V non è solo un mostro di potenza, ma rappresenta anche un'altra novità, un altro cambiamento, cioè l'introduzione della architettura Volta, che è il successore dell'architettura Pascal, che è praticamente alla base di tutte le schede grafiche gaming oggi disponibili. Titan V è una scheda grafica, così si può considerare, dopo tutto ha degli connettori video nella parte posteriore, quindi si può collegare a un monitor. Tuttavia dobbiamo specificare subito una cosa molto importante. Titan V non è una scheda pensata per giocare. Beh, certo, può essere effettivamente utilizzata per giocare e usa gli stessi driver GeForce ed è anche molto veloce. Tuttavia è chiaro il duplice cammino che Nvidia ha iniziato. La serie Titan, quando è stata introdotta, si è sempre posizionata come, una via di mezzo tra il mercato consumer e quello professionale. La Titan X e poi la Titan XP sono sempre state le schede più veloci disponibili sul mercato e spesso anche quelle consigliate per la risoluzione 4K. Tuttavia sono delle buone alternative anche per chi sta cercando una scheda per utilizzarla in ambito professionale, che per chi ha bisogno di fare calcolo su GPU o utilizzarla in una workstation. Insomma, si posizionavano come il meglio tra i due mondi, con un prezzo che era più alto rispetto alla media dei prezzi delle schede consumer, ma più basso rispetto a quella delle schede professionali. Tuttavia, se guardiamo le singole prestazioni, mettiamo a confronto ad esempio una 1080 Ti con una Titan X e con una Titan XP, vediamo che tra la 1080 Ti e la Titan X non c'è molta differenza. Certo, la Titan XP è più avanti, ma sempre di una manciata di frame. Certo, arriva anche a 20-30 fps in più, ma solo in quei casi dove già con le schede meno potenti si raggiunge già un alto livello di frame rate. Quando diciamo che il livello di frame rate è più basso, si va dai 2, 3, 5 fps in più, che comunque non fanno la differenza. E con la Titan V non cambia questo trend, quindi riesce a fare un po' di più rispetto alla Titan XP, con la maggior differenza ancora una volta solamente nei titoli dove le schede più lente, come detto prima, raggiungono già un alto livello di frame. Tutto questo definisce il duplice cammino intrapreso da Nvidia con la serie di schede GeForce e la serie di schede Titan. La vocazione sempre più professionale e scientifica delle schede Titan è chiara, è cristallina, non solo per le cose che ho detto finora, ma soprattutto quando si guardano i risultati dei test. Laddove una Titan V nei giochi non fa una grande differenza, nei test specifici, scientifici, professionali, la differenza è mostruosa. Si va dal doppio delle prestazioni anche a 5, 6, 10 volte di prestazioni in più in base al test. Quindi ecco la situazione e anche la risposta alle domande di alcuni di voi che mi hanno fatto direttamente su Facebook, cioè la Titan V non è una scheda consigliata per i videogiocatori. Ci si può giocare, è anche la più veloce, tuttavia non è quello per cui è stata progettata e la differenza di prezzo la rende totalmente ingiustificabile. In realtà, parlando di fascia alta e considerando i prezzi, oggi la scheda grafica consigliabile per i videogiocatori rimane la 1080 Ti. La famiglia Titan e soprattutto questa Titan V offre il meglio per le attività professionali. Ma c'è anche una buona conseguenza da quello che abbiamo visto per tutti i videogiocatori, cioè questo è solamente un assaggio di quello che può fare l'architettura Volta, che poi è ottimizzata al meglio anche per i videogiochi, fa presupporre che l'anno prossimo vedremo sicuramente delle ottime schede grafiche. Certo, non mi aspetto ancora una volta di vedere dei salti generazionali enormi, tuttavia ci saranno dei miglioramenti consistenti, miglioramenti che permetteranno poi agli sviluppatori di giochi di creare dei titoli ancora più coinvolgenti. Io vi ringrazio per avermi seguito in questo video, vi lascio qui sotto in descrizione oltre a link ai miei social a cui vi chiedo di iscrivervi, anche alcuni consigli per schede grafiche se siete alla ricerca di un nuovo modello. Vi raccomando, lasciate un mi piace, iscrivetevi al canale e condividete questo video con i vostri amici. Noi ci vediamo in un altro video, ciao!